Oggi per i Foodies Moment ad Alba abbiamo preparato un gnocco di zucca con una fonduta di grana padano, tartufo bianco, nocciole Piemonte tostate e pepe fresco. Allora, in realtà questo è un piatto che, come dicevo, non lega strettamente con la tradizione piemontese, con i piatti piemontesi, però ricorda comunque i piatti dei nostri nonni per una questione di ingredientistica, quindi di tipologia degli ingredienti. La particolarità rispetto a un gnocco tradizionale e anche a una fonduta tradizionale è che non ci sono le uova, quindi è esente dall'utilizzo di uova questa ricetta. Anche quest'anno la fiera del tartufo di Alba pare abbia riscosso un grande successo. Mi auguro che questo successo possa continuare anche nei prossimi anni e auguro a tutti una buona continuazione.